Il 2022 è stato caratterizzato per quanto riguarda l'attività dell'ambasciata dalla fine del Covid e quindi la possibilità di tornare a un livello di attività, diciamo, normale. Per me in particolare ha significato la possibilità di poter tornare a viaggiare in Messico, che è un paese molto vasto, ho visitato tanti stati dove abbiamo interessi economici importanti, abbiamo una presenza importante di collettività italiane. La fine del Covid ci ha anche permesso di tornare a organizzare eventi presenziali in maniera molto più importante di quanto non era successo l'anno precedente, a cominciare la celebrazione del 2 giugno, che è stata caratterizzata ovviamente da un grande successo di partecipazione, tanti eventi, tante attività anche nel settore artistico, culturale. È un anno, devo dire, che si conclude bene, che ci ha visto molto, molto impegnati. Purtroppo l'aggressione russa all'Ucraina e tutte le energie che ha drenato per quanto riguarda il governo, in particolare il Ministero degli Affari Esteri in Italia, non ci hanno consentito di realizzare la riunione della Commissione Binazionale, che oramai aspetta dal 2020 di riunirsi qui a Città del Messico, però questo non ha significato che non ci siano stati contatti, come ad esempio in occasione delle riunioni delle Nazioni Unite o in occasione del G20 a Bari. Quindi direi tutto sommato un anno molto positivo, un anno tra l'altro caratterizzato anche da annunci importanti di nuovi investimenti, non solo di imprese che già sono nel paese, ma anche di nuove imprese che si stanno approcciando per la prima volta al mercato messicano. Nel 2023 contiamo senz'altro di riuscire a riunire la Commissione Binazionale qui a Città del Messico, continuiamo di avere la visita del nuovo Ministro degli Affari Esteri italiano, che è anche Vicepresidente del Consiglio, Tajani, il quale ha già dichiarato in diverse occasioni che l'America Latina è una priorità, lui anche nella sua veste precedente, non solo di Presidente del Parlamento Europeo, ma di commissario, una vasta esperienza internazionale, quindi io confido che ci sarà la possibilità di realizzare questa visita. Peraltro stiamo discutendo con Roma già probabilmente a fine gennaio di ricevere la visita del sottosegretario Giorgio Silli, competente per il Messico, per annodare un po' tutto il dibattito, il discorso, il dialogo politico fra Italia e Messico. Mi sembra che per quanto riguarda l'installazione del nuovo governo è chiaramente cambiato il vertice politico della Farnesina. Da noi tradizionalmente non cambiano tante cose come succede in altri paesi dove c'è un maggior collegamento e vincolo politico fra apparato tecnico e vertice politico. Per quanto riguarda più in generale la politica estera, fin dai primi giorni del governo sono stati ribaditi i pilastri della politica estera italiana del secondo dopoguerra, che sono l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica. Sono state ribadite le posizioni che sono
direi posizioni nazionali, indipendentemente dallo schieramento politico che si considera di sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa. E qui non credo che a livello di grandi linee sia cambiato o cambierà granché. Questo vale anche per il Messico, dove diciamo che i lineamenti fondamentali della collaborazione politica si esplicano soprattutto in ambito multilaterale, Nazioni Unite e G20, su dei temi che fanno parte del nostro patrimonio politico. La riforma del Consiglio di sicurezza fino alla promozione della sostenibilità. Per quanto riguarda il settore economico-commerciale, mi sembra che nell'ultimo anno si parli molto di più e con molto più interesse di Messico e d'Italia, quindi io spero e credo che avremo un'intensificazione dei rapporti economico-commerciali bilaterali. Ma in realtà questo bisognerebbe chiederlo al governo messicano. Diciamo, c'era un problema, era più un problema europeo di competenze esclusive o ripartite fra Unione Europea e Stati membri, per cui alla fine è stato proposto un escamotage giuridico che non modifica nella sostanza il contenuto del trattato, ma semplicemente permette di avere un'applicazione anticipata della parte commerciale. La risposta della Cancelleria messicana mi sembra che sia stata molto molto positiva. La Segreteria di Economia, per quanto ne so, ancora si deve esprimere, ma credo che sia un problema al momento legato più al cambio radicale che c'è stato, perché abbiamo una nuova segretaria, abbiamo nuovi sottosegretari e anche direttori generali nella Segreteria dell'Economia Federale, e anche alla contingenza del problema che si sta discutendo nell'ambito del TMEC, del rispetto della parte del trattato che si riferisce alle problematiche energetiche. Quindi credo che sia la mancanza di una espressione, di un parere della Segreteria dell'Economia sia una situazione congiunturale. Spero che il più presto possibile venga sciolta la riserva sull'escamotage proposto da parte europea e si possa arrivare alla firma dell'accordo. Peraltro, il prossimo anno è previsto un importantissimo appuntamento, il vertice bilaterale tra la CELAC e l'Unione Europea, che si svolgerà nel primo mese del semestre di presidenza della Spagna, che inizierà a partire dal 1 luglio del 2023. Diciamo che esistono sempre margini di miglioramento in termini ideali per offrire dei servizi che siano sempre più tempestivi, sempre più di grande gradimento e soddisfazione da parte degli utenti del consolato. Quest'anno, soprattutto per uno dei temi che diciamo sono più cari agli italiani residenti in Messico, che è il rinnovo del passaporto, abbiamo acquisito tre nuove macchine per la rilevazione delle impronte digitali, che sono state
affidate ai consolati onorari a Querétaro, a Puebla e a Monterrey, per cui questo renderà molto più facile e soprattutto non costringerà più gli italiani a dover venire a Città del Messico per rinnovare il passaporto. L'organico, diciamo, della sezione consolare resta quello di sempre. Messico, comunque, abbiamo un aereo che credo abbia da poco superato le 26.000 unità in tutto il paese. Non dimentichiamoci che ci sono altri paesi dell'America Latina dove l'aereo conta centinaia di migliaia di connazionali. Chiaramente da parte dell'ambasciata e anche da parte del Ministero degli Affari Esteri c'è molta innovazione anche di carattere digitale, sempre tesi a dare un servizio migliore. Con la fine del blocco del turnover nella pubblica amministrazione in Italia sono ripresi a fare concorsi pubblici anche al Ministero degli Affari Esteri, per cui io sono confidente che nel prossimo futuro, nel giro di 2 o 3 anni, verranno ulteriormente potenziati i servizi consolari anche qui in Messico in termini di personale. In realtà si parla, credo, da almeno 20 anni della questione di cambiare la sede dell'ambasciata che attualmente si trova in Palmas, che non è più adeguata né in termini di immagine né in termini di funzionalità all'immagine che un paese come l'Italia vuole avere in Messico. Ora stiamo lavorando, in realtà stiamo lavorando già da un anno e mezzo sull'ipotesi di costruire una nuova ambasciata a Polanco. Sarà un miglioramento anche in termini di utenza, perché sarà un luogo molto più facilmente raggiungibile rispetto all'indirizzo attuale dell'ambasciata. Stiamo perfezionando gli ultimi aspetti che riguardano il contratto di costruzione. Si tratta di un'opera piuttosto importante e tra l'altro già solo verificare la compatibilità della legislazione messicana di quella italiana non è stata un'opera facilissima. Comunque io confido, se tutto va bene, che nei prossimi tempi saremo in grado di firmare il contratto, dare il via la richiesta dei permessi e iniziare la costruzione. Se tutto va bene, io credo che nel giro dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo dovremo avere una ambasciata nuova, fiammante in Polonia. Tra l'altro sarà anche un'ambasciata che costruita nella prospettiva di un'ulteriore espansione della presenza e dei servizi che si offriranno. Questi mesi stiamo anche dialogando con il Ministero della Difesa in vista ad esempio, della possibile apertura di un ufficio della dotazione militare specifico per il Messico, qui a Città del Messico, e non più essere dipendenti dall'ufficio della diplomazia dell'ambasciata a Washington. Quindi io credo che si stanno gettando i semi perché nel prossimo futuro possiamo avere un'ambasciata più
più funzionale, più efficace, con maggiori servizi, con un'immagine anche esteriore più importante e più adeguata alla crescita e ai rapporti bilaterali fra Italia e Messico. Un augurio a tutti gli italiani in Messico di un Natale di grande serenità. Concludiamo bene il 2022, iniziamo ancora meglio il 2023, che sono sicuro ci porterà tante novità e tante cose positive sull'aspetto dei rapporti bilaterali fra Italia e Messico.